È arrivato il grande giorno? È arrivato il grande giorno? Dove sei? Ciao amore, come stai? Bene. Super bene, vero? Quindi dove si parte? Arriva. Quando? Oggi. Yeah! Il programma è questo, adesso Anastasia va a scuola, alle 12:30 esce, noi andiamo a fare un paio di commissioni, torniamo a casa, prepariamo gli zainetti, baldolcina, capelli veloce e... Baldolcina. Una doccina, i capelli veloce. Fatta. Tu sì, però la doccia la fai lo stesso quando torni a casa. Una doccia veloce, i capelli li hai già lavati, invece io e te dobbiamo lavarci tutte. Quindi due commissioni veloci, adesso andiamo a prendere Daniel e lo portiamo a scuola. Poi a mezzogiorno dobbiamo andare a riprenderlo, quindi dobbiamo andare a fare tutto, dobbiamo fare tutto di corsa, Vane. Ok, andiamo a scuola? Sì. La macchina è congelata. Speriamo, vabbè, dai. Speriamo si sia scongelata. Andiamo. Pista di ghiaccio in cortile, Vane? Una mini pista di ghiaccio? Sì, oggi è completamente ghiacciato tutto. Dai, andiamo a scuola, bimbe. Dai, che sennò facciamo tardi, Vanessa. Noi abbiamo da fare, dai. Dai, Ani. Occhio che scivoli. Non hai pattini, eh? Allora, amore, siamo arrivati a scuola, eh? Adesso tu vai a farti queste 3 orette di scuola e ci vediamo dopo per pranzo. Mi raccomando, non scendere proprio completamente per ultima, va bene? Fai vedere il diario alla maestra. Ci vediamo dopo. Buona scuola, amore. Porta a casa i quaderni. Ciao, ciao. Tu mi aspetti qua un secondo, eh? Arrivo subito, ok? Amore, siamo arrivati dalla nonna, c'è Daniel, andiamo a prendere Daniel, lo portiamo a scuola e inizia il nostro tour de force, ma deve essere veramente, veramente veloce, Vanessa, perché io e te ci dobbiamo ancora lavare, ciao. Sì. Sei felice, amore, di stare con la mami? Non stiamo mai insieme io e te, vero tesoro? E quindi stamattina ci godiamo questa mattinata insieme, ok? Sì. Sei stanca? Sei già stanca, le 8:30 del mattino? 4. Yes. Ciao, ciao, ciao. Ce l'hai, ma faccio dopo con una morta. Cos'è tu l'amore? Chi è sto mostro? Ah, oh, Dio mio. A few moments later. Allora, amore, abbiamo preso quello che ci serve, siamo al supermercato per il pranzo e qualche snack nel treno. Adesso dobbiamo andare a prendere il cibo per il gatto, ok? Non ce lo dimentichiamo. Perfetto. Stai bene? Tutto sì. Ok? Prima spesa fatta, adesso andiamo a prendere il cibo per Gasper. E a vedere se troviamo le tue calze qua, speriamo di sì, così non dobbiamo andare oltre, va bene? Farmacia, non so che fare, quasi quasi passiamo anche un attimo in farmacia, amore, così okay. Prendo tutto quello che può servire. Vanessa, già ridi perché? Allora ragazze, tutta la mattina che io e Vanessa giriamo come delle pazze, entriamo e usciamo negli stessi negozi perché mi dimentico sempre qualcosa e siamo in super ritardo perché dobbiamo ancora fare le valigie e qua sono quasi le 11 e tra un'ora dobbiamo uscire di nuovo di casa, ma ancora in casa non ci siamo rientrati, per andare a prendere Daniel e Anastasia a scuola. Riusciranno le nostre eroine a farcela, Vanessa, sì o no? Sì. 2 hours later. Ok, ciao Anastasia, ben arrivata anche a te. Abbiamo pranzato, tu non hai mangiato niente, ti sto portando dei panini sul treno, va bene? Così se ti viene voglia mangi, ok? Adesso finisco, preparo il tuo zaino, preparo il mio e partiamo, va bene? E il mio telefono e il bagnetto. Sì. Certo amore, sono stivali quelli e non sandali. Bimbe, sta arrivando il treno per Milano, siete contente? Sei contenta? Primo treno preso. Vanessa, che emozione? Ti piace? Ancora non siamo partiti, eh? Ti manca la zia, amore, hai ragione. Poteva venire con noi. La prossima volta andiamo con la zia in vacanza, va bene? Ok, tanto dobbiamo stare solo 3 giorni, niente di... No, no, adesso aspetti, mangiamo quando saliamo su quello per Roma. Qui arriviamo a Milano e scendiamo, ok amore? Ok, siamo partite. Siamo partiti. Vanessa, non dormire, che abbiamo ancora un piccolo tragitto da fare. Dopo, quando saliamo sul treno per Roma, puoi mangiare. Ecco cosa vuoi mangiare, ti ho portato in... Si sale? Quando scendiamo a Milano cerchiamo il treno per Roma, saliamo perché abbiamo prenotato i posti, ci sediamo al nostro posto e siamo tranquilli, ok? Sull'altro treno io inizio già a mangiare. Ma sull'altro treno a che ora partiamo? Alle 5:30.
e alle 8:30 siamo a Roma. Allora, ultima fermata, siamo a Milano, ok? Porta pazienza ancora un attimino, così poi ci possiamo spogliare tranquillamente. Chi ha fame mangia. Sai che anch'io quando ero piccolina e salivo sul treno la prima cosa che facevo era mangiare? Subito. Anche tu? Hai fame? Poi andiamo a cercare il bar, io e te. Anch'io. Vieni con me anche tu? Sì, io e te, io non c'è. Ah, tutti al bar? Ciao papi! Ciao anche papi, giù! Nel prossimo treno c'è un bar. C'è anche, vero, anche nel prossimo treno? Sì, quello per Roma c'è un bar. Daniel. Così c'era scritto, poi lo cerchiamo, vediamo se lo troviamo. C'è anche Daniel, vero, con noi? C'è Daniel con noi? C'è anche Daniel con noi? Il nostro fratellone? Mio amore. Stasera faccio così. Daniel va a dormire, noi lo riprendiamo. Ok. Va bene. Ok amore, siamo partiti, finalmente siamo riusciti a salire sul treno per Roma, ok? Adesso cambio questa, voglio mettere, adesso magari tipo, voglio mettere tipo dove c'è l'aereo, sì. L'aereo magari tipo con le nuvolette, qualcosa. Ok amore, adesso guarda un campo di calcio, ma che bello, qua fuori, sarà San Siro, scherzo. Ma dov'è Vanessa? Con Daniel. Con Daniel? Cosa ci fai tu in un posto che non è tuo? Ti sei messa vicino a Daniel, l'hai fatto bene, era da solo. Siamo partiti, ce l'abbiamo fatta. Adesso cosa stai facendo? Stai giocando un po'? Ci dobbiamo rilassare un attimino perché il numero del binario è uscito 30 secondi prima della partenza. E quindi abbiamo corso un pochino. Adesso ci rilassiamo un attimino e poi andiamo al bar. Beh, come hai fatto a fare questo nodo? Con le mani, mani. Andiamo al bar? Andiamo. Sì, andiamo a lavarci le manine. Eccoci al bar! Che bellino! Adesso ci cade tutto addosso. Qui c'è la mucchina, disinfettatevi le mani. Adesso arrivo. Che bello! Non ce n'è, figurati. Vuoi? Vuole patatine? E tu? I tuc? I tuc? No, i tarallini. Frutta, dai, tanto ancora un quarto d'ora abbiamo di tempo per cambiare idea ogni 5 minuti, non ti preoccupare. C'è anche il barattolo della frutta, Vanessa, quello che piace a te, vuoi tarallini. Tu, amore? Sì. Tu cosa prendi? Un prosecchino? Avete preso tutto? Fammi vedere. Quante volte avete cambiato idea, no? Tu? Ah, ok. Bravissima. Una sola, prima il Kinder Bueno, no, due. Poi i tuc, due. E poi le patatine, esatto. Va bene, dai. Tutto bene il tuo aperitivo, amore? Sì. È buono? Ce l'hai l'acquetta? Cosa stai bevendo? L'acquetta, brava, lì c'è il cestino, brava amore. Sai che hai scoperto, amore, che mettendo la password del treno cosa puoi succede? Fa vedere. Puoi guardare quello che vuoi. Sì, guarda. Il cinema. Cosa ci guardiamo? Un bell'horror? Adesso lo tolgo, ok? No, va bene. Vabbè, sì. No, no, ma infatti mica ti sto dicendo qualcosa. Senti, dimmi un po', ma ti piace viaggiare in treno? Sì. Qual è il mezzo di trasporto che ti è piaciuto di più fino adesso? Il treno l'hai provato oggi per la prima volta. L'aereo e la nave. La nave. Perché sulla nave dormiamo, andiamo sulle palline, giochiamo, c'è la sala giochi, vero? Dimmi amore. Allora, oggi ragazzi vi facciamo vedere solo il salotto, perché tanto la prima cosa è il salotto. E domani magari vi facciamo vedere tutta la casa. Se abbiamo tempo. Ma non so nemmeno stasera se abbiamo tempo, però probabilmente sì, ok? Perché appena arriviamo dobbiamo andare a mangiare subito perché è tardi. Prima arriviamo possiamo andare a casa a vedere un attimo. Dobbiamo andare per forza perché c'è una signora che ci aspetta, lasciamo giù le valigie e poi dobbiamo correre via subito. Allora praticamente arriviamo a casa e poi quando ritorniamo dal ristorante torniamo a casa a dormire. Ritiriamo tutto, però prima mettiamo i tuoi vestiti, la tua madre, di papà. E quelli miei di Vanessa e la nostra Mario. C'è anche e poi Daniel. Ci andiamo a dormire. Mettiamo anche quelli di Daniel, va? Giusto per. Va bene. Sei curiosa? Tu sei curiosa del divano, vero? Dimmi la verità. Di quel divano mega grandissimo. E poi sono curiosa anche delle scale. Farle il meno possibile però, Noi dormiamo giù in maniera tale da non fare le scale. Te le faccio fare una volta sola per vedere le stanze, ok? Bravissima, stai attenta a non cascare? Dov'è il sacchetto con l'immondizia? C'è la Vanessa? Ciao, ci sei anche tu?
Vuoi darmi la manina? Non correre troppo, Anastasia, perché se sbandi vedi che volo che fai. Eccoci, andiamo. Qua? Metti la mano, vai. È andato, vai. Eccoci. Mano qui, qua, Anastasia, guarda. Prima quando abbiamo preso tutte le cose, ci avevano dato delle cose da colorare la signora e non le abbiamo prese. Perché? Dovevi prenderli. Allora, Vane, qua c'è un bidone, butta. Cos'è? Dove vai? Adesso chiediamo questo profumo di popcorn da dove arriva, ok? Buttare? Vai, butta. Non mettere le mani. Ok. Vai. Basta così. Cosa vuoi? Ma tu vuoi ancora qualcosa? No. C'è questo profumo di popcorn appena sfornati. Eh? Si torna indietro. Ok. Sì, amore, toglielo pure il ditino. Vi divertite? Dite la verità che vi state divertendo ad aprire e chiudere queste porte automatiche. Ok. Allora, tu hai preso la frutta, vuoi che te la apro? Eh? La apri da sola? Sei sicura? Brava, Vanessa. No. Certo, amore mio. Meno 20 minuti all'arrivo a Roma. Sei contenta? Tua sorella non mi ha detto. Amore, devi girare, siamo chiuse dentro. Gira sto coso, mamma mia. Non si apri. Ascoltami. Mancano 20 minuti e siamo arrivati. Finalmente. Chi c'è? Sento una voce che non mi piace. Dov'è? Ma che ci fai tu qui? Succede che Vanessa non era in grado di aprire la porta. Ah, ascolta Anastasia. Mancano 20 minuti. Dove vai? Andiamo? Voglio sedere. Ma dove, Tici? Quello non è il nostro posto. Vieni qui. Vane. Siamo arrivati, amore. Dobbiamo andare a casa per prendere casa. Sì, dai che siamo arrivati. Mancano pochissimissimissimissimi istanti, ok? Siamo sul taxi, bimbe. Siamo arrivati a Roma. Io sono emozionatissima. Credo di essere l'unica emozionata in tutta la famiglia. Ma voi non siete contente? Io sono super emozionata perché non ci sono mai stata ed ero proprio curiosa di venire. Adesso siamo sul taxi, tra poco andiamo alla casa che ci consegnano le chiavi e poi andiamo a mangiare, ok? Come? Un attimo Anastasia, abbiamo un appuntamento, abbiamo prenotato un ristorante e ci dobbiamo arrivare. Lasciamo le valigie. Un attimo, ti ho detto, giusto un attimino, ma poi torniamo, eh. Amore, siamo a casa, finalmente. Allora, Ani e Vanessa, non rompiamo l'orso, per favore, che siamo appena entrati. Allora, è da stamattina che giriamo, siamo stanche. Il video finisce qui, siamo stanche, adesso andiamo a cena e poi a nanna, che domani siamo a casa del nostro parrucchiere di Roma, Davide. Non vedo l'ora di vedere anche loro. Ve lo ricordate, ragazzi, Davide? Quello che mi ha tagliato e ha tagliato anche ad Anastasia i capelli in Sardegna quest'estate. E noi siamo venuti a trovarlo e chissà che non andremo anche a fare un taglio di capelli da lui. Vediamo se domani. C'è tempo. No, domani andiamo a pranzo a casa sua. Allora, ragazzi, il video finisce qui. Andiamo a mangiare. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella. E lasciate un bel like a questo video. Ciao! Ciao da Roma!